dove si trovano le gallerie d'arte contemporanee. Diciamo che ormai quasi tutte le capitali mondiali, cioè la capitale di quasi ogni paese, presentano alcune gallerie di arte contemporanea, naturalmente per vari motivi storici ma anche economici, come dire, i numeri variano, chiaramente ci sono delle città che hanno una vocazione estremamente maggiore per l'arte contemporanea, dove anche c'è molta più, come dire, possibilità di vendita, quindi anche, diciamo, il PIL della nazione, diciamo così, incide abbastanza sulla quantità di gallerie in quel dato territorio, in particolare nella capitale di quel territorio. In generale, le città più piene, per così dire, di gallerie al mondo sono New York, Berlino, Londra, diciamo, è già un po' meno come numero, anche se è di grandissima portata, Hong Kong, Parigi, e anche un po' Milano. Diciamo che le città che si attestano a un numero di totale di quasi 500 gallerie sono appunto New York, Londra. Ad esempio Milano siamo sul centinaio di gallerie, insomma. Quindi si trovano nelle capitali, diciamo, le gallerie di arte contemporanea si trovano in quelle città che hanno appunto questa forte vocazione per l'arte contemporanea e che appunto vengono considerate delle vere e proprie, capitali dell'arte contemporanea internazionale. Sostanzialmente, parlando sempre di luoghi, parlando sempre di dove si trovano le gallerie, talvolta, questo è un fenomeno invece molto recente, diciamo dagli anni 80-90, molte gallerie, diciamo le gallerie più grandi, tendono a creare tante sedi satellite, diciamo della casa madre, della galleria madre. Anche alcune gallerie italiane si sono espanse, ora si trovano, diciamo, in varie città del mondo, ad esempio la Galleria Continua oppure la Galleria Contini o altre gallerie, si trovano appunto un po' sparse, hanno sedi sparse nel mondo.